Siamo oggi a Robecco, sul Naviglio, un po' un comune del Parco del Ticino, e abbiamo organizzato un evento insieme a altri colleghi del parco, altri enti che partecipano a un progetto che si chiama Arete. E in particolare Legambiente ha collaborato molto all'organizzazione di questo evento e stiamo raccontando di questa mostra delle marcite. Questa è una mostra che noi abbiamo realizzato 2 anni fa e è una mostra itinerante, sta girando per i comuni del parco e della Lombardia e del Piemonte per raccontare le fantastiche marcite che ci sono nel parco e tutti i loro significati storici, paesaggistici, faunistici e produttivi anche in parte. Dopo questo momento in cui abbiamo presentato la mostra e le marcite al coperto, al chiuso, continua con una parte proprio in marcita e infatti ci sono giù dove stiamo per andare, 4 persone, che 4 campari cosiddetti, cioè gli agricoltori che conducono le marcite che ci aspettano per illustrarci il loro lavoro. Parte di dicembre abbiamo iniziato l'irrigazione invernale Iemale attraverso questo meccanismo qui. Noi abbiamo fatto la derivazione dal canale principale che viene alimentato da acqua da un fontanile che sta verso Bernate Bofalora, viene raccolto dal fontanile, portato giù qui a Casterno. Raccoglie anche altre acque di fontanile. Tutta una serie di fontanili che alimentano, perché un fontanile solo non ce la farebbe, perché ci saranno 1500 litri al secondo, quindi una portata di una certa importanza. Certo. Viene messa insieme, raccolta, si chiama praticamente quella remarcia, quel canale lì è un canale remarcia, che risale circa, dati storici parlano del 1500, pare, in quegli anni è stato realizzato e messo in opera e sono iniziate a quanto pare le attività di coltivazione della marcita. Quindi l'acqua della remarcia viene portata là in capo alla campagna, viene dirottata in questo canale qui che si chiama canale ad acqua toro o principale, che ha, come potete vedere, ha una quota maggiore rispetto al terreno, la quota più alta. La tecnica che noi dobbiamo osservare è quella di riempire il canale ad acquatore, far tracimare l'acqua su queste 2 ali, che si chiamano ali della marcita, che sono, come potete vedere, in leggera pendenza, e praticamente generare un velo continuo di acqua che deve iniziare sostanzialmente dai primi di dicembre, noi lo teniamo per un paio di mesi fin verso metà febbraio, cioè giusto per il periodo invernale quando la temperatura esterna scende vicino allo zero o gela. Questo più o meno è quello che facciamo noi adesso. Nel passato in genere si allungava il periodo invernale si iniziava praticamente a fine settembre, si andava praticamente fino tendenzialmente a fine marzo, prima parte di aprile, in continuo irrigazione, veniva poi sospesa questa qui invernale e si iniziava praticamente con maggio con l'irrigazione estiva, che però a differenza di quella invernale era turnata, nel senso che si bagnava e si bagna tuttora a distanza di 8, 10 giorni, 15 giorni, secondo bisogno, cioè se la coltivazione si vede che ha bisogno di acqua si bagna, altrimenti si rimanda a settimana successiva. Il meccanismo, proprio la differenza tra il periodo invernale e quello estivo è questo, che d'estate si turna, si produce l'erba come questa qui e si fa normalmente del fieno, quindi viene conservato questo foraggio secco, viene messo in cascina che viene poi utilizzato d'inverno. Nel periodo invernale noi adesso siamo praticamente fermi, però alcune aziende
tagliano praticamente l'erba adesso a fine febbraio, si potrebbe, volendo, si potrebbe tagliare e si può alimentare gli animali, i bovini, con questa erba qui. Oppure, adesso ne sta parlando qualcuno stamattina, Michele sta parlando di questa tecnica nuova, che è quella di fare il famoso fasciato. In altre parole, si taglia dell'erba fine primavera, inizio estate, viene fatta appassire sostanzialmente, vengono formati dei balloni con un materiale che ha circa il 50% di umidità, quindi non è erba e non è fieno, e per conservarla bene viene fasciato con del materiale plastico. Si fa un rivestimento plastico impermeabile in modo che consente di conservare questo foraggio semiverde, semiappassito, per alcuni mesi a venire, in modo che si può utilizzare quando serve nell'azienda agricola. Questo è un po' il meccanismo attuale. Insomma. La marcite, a dire la verità, io le marcite ci ho anche lavorato, insomma, diciamo, i primi anni della mia gioventù ho lavorato le marcite, anzi forse noi le avevamo date allora, perché non si pensava se arrivavamo al punto d'oggi che le marcite venivano sempre di buona importanza, perché qui sono campi che noi abbiamo trasformati tutti, che erano marcite tutte in alette abbastanza piccole, e già sta venendo avanti il mondo meccanizzato. Allora dicevamo, ma così è un po' difficile lavorare con le mani, quindi allora abbiamo sistemato tutti degli appensamenti adibiti a marcita, ma molto, come dire, a dimensione più grande, che si poteva lavorare con le macchine, la meccanizzazione che stava venendo avanti. E era già una cosa molto migliorativa, diciamo, questo. Poi per quanto riguarda il prodotto, ha detto giusto anche il dottor Pietro, in fondo la marcita cos'è? È un prato, perché è un prato normale, l'estate è un prato, a settembre diventava marcita, veniva l'emissione dell'acqua, perché prima addirittura quando il verde serviva parecchio, perché c'era un'alimentazione del bestiame molto diversa di adesso, si riusciva a fare da settembre a dicembre, perché quasi si tagliava l'erba fino a vicino alle feste di Natale, e si faceva due sfalci di marcite, si portava a casa da autunno, poi si rimetteva l'acqua che, diciamo, che normalmente verso la festa di Natale si chiudeva, proprio che era anche il periodo. Adesso un po' meno, non si capisce, ma prima il periodo era molto rigido, perché faceva anche freddo, allora era anche pericoloso tagliarla in quel periodo, perché se gelava il manto, il tappeto, non si poteva più mettere l'acqua e diventava un disastro. Allora diciamo che verso il periodo di Natale si finivano i primi due sfalci e si riprendeva, anzi c'era un'abitudine qui di noi, cioè io parlo dell'abitudine nostra, San Biagio, che è domani, era forse il giorno che tanti andavano a San Biagio, poi si diceva in piazza quando eravamo alla fiera, più in piazza, adesso oggi vado a casa, vado a togliere l'acqua dalla marcita. E cosa vorrebbe dire? Che se si toglieva San Biagio si tagliava verso il 10 o il 12. E alle volte, prima di tagliare anche il pieno magenco che era dato dai prati, si riusciva, facevamo il magenco di erba di marcita, facevamo il secondo taglio di erba di marcita, e poi riusciamo a fare il terzo taglio, che in effetti si potrebbe dire che era il primo come prato, si chiamava il magenghino, che era quello che si facciava della marcita. Non so se ho detto, già che noi, diciamo, di una certa età che veniamo un po' da lontani, vedendo ancora questa curiosità su questo ambiente, ci crea un po' di nostalgia davvero. Pensando che era un lavoro faticoso, pesante, ma ci crea un po' di nostalgia, perché proprio li abbiamo vissuti. Perché guardavate che anche tutti i fossi, adesso qui sono pochini, ma c'era il fosso portatore, come diceva lui, che noi era chiamato maestra, il fosso maestra portava l'acqua, era il portatore dell'acqua. Poi c'era il colatore, che era il fosso. Ma lei si andava col falcetto, si tagliava l'erba, si toglieva il grosso, si toglieva la terra, si metteva sulle sponde, si faceva il filo. Perché guardate che le marcite di una volta avevano il filo, che era come vedere, come dire, la bolla che uso per fare il piano. Su tutta la gettata dell'appensamento uguale livello, l'acqua doveva uscire, diciamo, a un millimetro, doveva piangere, non uscire e fare il canaletto. Adesso così facciamo un po', insomma, ma realmente era un lavoro anche specializzato. Cioè esistevano i tecnici della marcita, diciamo, ecco.